Ciao, oggi analizzeremo l'ultima variabile del marketing mix, ovvero la promozione. Il considerare la promozione come una variabile del marketing mix di pari dignità delle altre è cosa relativamente recente. Essa ha infatti raggiunto pieno sviluppo solo negli anni Ottanta, quando il mercato delle promozioni si andò professionalizzando e si passò da un utilizzo tattico emergenziale ad un impiego strategico. Fino ad allora, e tuttora in alcune imprese meno evolute, la promozione è stata considerata come uno strumento tattico, non programmato, che viene proposto per svuotare il magazzino o per rispondere ad azioni aggressive della concorrenza. Si è anche affermata l'idea che la promozione vendite abbia effetti negativi sull'immagine del prodotto e dell'azienda. Solo a partire dagli anni 90, in seguito ad azioni promozionali condotte con notevole capacità e successo, il giudizio su questa attitudine negativa della promozione è stato corretto. La promozione, fino a quel momento considerata solo come un mero strumento delle vendite, fu così pienamente riconosciuta in tutta la sua valenza comunicativa. Quando ben concepita, essa contribuisce a rafforzare l'immagine di marca e a spingere alla fedeltà il consumatore. Recentemente, tra gli studiosi di marketing, si preferisce sostituire il termine promozione con il termine comunicazione aziendale commerciale. Bene, questo video termina qui. Voi continuate a seguirci sulle nostre pagine Facebook e YouTube. Ciao a tutti e alla prossima!